Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Nelle ultime settimane sono spuntati moltissimi video riguardanti il prossimo titolo Pokémon che prenderà piede sulla Nintendo Switch. Già le supposizioni, i leak e le teorie fioccano in questi giorni futuri, fioccheranno anche su questo canale. Quest'oggi però il video che vi propongo è un video molto particolare, perché stiamo parlando in questo video per l'appunto di una supposizione, da come avrete intuito dal titolo, che riguarda una nuova evolution del mostriciattolo super famoso di prima generazione. Già super famoso, e lo sarà ancora di più vista la notizia che ultimamente è circolata direttamente dai portali ufficiali, che per l'appunto ufficializza l'affiancamento di Eevee a Pikachu come mascotte del brand Pokémon. Esatto, una notizia di rilievo, visto che a quanto sembra Eevee otterrà un importantissimo ruolo di prestigio in quanto Pokémon del rivale durante l'avventura su Pokémon Giallo. Ma, curiosamente, questa news non ha particolarmente spopolato. Scommetto che alcuni di voi nemmeno ne erano al corrente. Come ovviare dunque ad un cambiamento quasi epocale all'interno del brand Pokémon che non ha ricevuto la benché minima attenzione? Facciamo un salto nel passato. Torniamo alla nostra sesta generazione. Tra le varie introduzioni legate alle nuove meccaniche di gioco, vi fu il tipo folletto che per la verità non fu, almeno inizialmente, apprezzato da molti. Per permettere però al 18° Typing di prendere un po' piede, venne introdotto Sylveon, l'evoluzione di Eevee, per l'appunto, di tipo folletto. Insomma, Game Freak ha sempre utilizzato questi metodi e queste strategie per promuovere i suoi cambiamenti. Basti anche pensare alle nuove mega evoluzioni e alla non casuale scelta di affibbiarle agli starter di prima generazione, ottenibili peraltro praticamente all'inizio gioco. Ha quindi senso pensare adesso, tornando al discorso originale, che The Pokémon Company possa adottare la stessa strategia per promuovere questo nuovo ruolo di Eevee proprio su Eevee stesso e quindi con una nuova evolution? Del resto, pensandoci bene, nuove evoluzioni del Pokémon sono state introdotte in seconda, quarta e sesta gen, e siccome la prossima generazione è l'ottava, i tempi, tempisticamente per l'appunto, sembrano davvero maturi per rispolverare il concetto di evolution. Secondo me, potrebbe trattarsi tranquillamente di un tipo drago, in quanto sarebbe il contrario del folletto e quindi logicamente avrebbe senso, nonché quello che probabilmente farebbe più scalpore tra i fan e farebbe più notizia, e inoltre penso che sia anche quello più semplice da realizzare da un punto di vista di design. Quindi secondo me, sparando una percentuale così dal nulla, c'è un buon 60% che ciò possa accadere. E secondo voi ragazzi, che cosa ne pensate? Credete che Eevee otterrà la tanto agognata evolution? E se sì, di che tipo sarà, a vostro avviso? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione e in particolare da Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.